Ciao a tutti, io sono Giorgia e questo video è dedicato alla mia integrazione. Sono a poche settimane dalla gara, quindi vi mostrerò prodotti dedicati principalmente a questa fase di ipocalorica e di dimagrimento e altri prodotti che invece sono legati al benessere a 360 gradi. Partiamo dal mattino. Appena sveglia assumo il mio Super Greens e i miei probiotici. Allora, siamo tutti in disbiosi, chi più chi meno. E una delle ripercussioni di un intestino infelice sta proprio nella sua incapacità di assorbire micronutrienti preziosi ed altre sostanze benevole per il nostro organismo. Quindi, a prescindere dalla fase in cui vi trovate, se siete in preparazione o meno, è importantissimo curare questo aspetto. Super Greens è un composto di oltre 50 fitonutrienti, estratti di piante, frutta, ortaggi, arricchito con adattogeni e immunomodulanti. Se ne assumono circa 15 grammi in abbondante acqua e lo vado ad accompagnare con i miei probiotici. Dunque, i probiotici non sono tutti uguali. Andiamo a vedere quelli che ho selezionato io. Enteroflor o Lactobacillus acidophilus, che è il principale probiotico autoctono del nostro intestino. È un batterio in grado di produrre acido lattico a partire dal glucosio attraverso un processo di fermentazione. È in grado di superare indenne l'ambiente acido dello stomaco e l'azione emulsionante degli acidi biliari e arriva fino al colon. Svolge un'importantissima azione protettiva nell'inibire la crescita batterica e fungiva. Per questo motivo potrebbe essere chiamato il probiotico amico delle donne. Vi spiego perché. Questo batterio, producendo acido lattico, rende inospitale il microambiente, così da impedire il proliferarsi di batteri cattivi. Inoltre produce enzimi che aiutano il nostro processo di digestione ed è un alleato per regolare i livelli di colesterolo, quindi Enteroflor davvero consigliato. Bacillus coagulans non sono altro che bacilli dormienti che attendono le condizioni ideali per proliferare. Questi batteri sono in grado di autoproteggersi e di arrivare indenni all'intestino. Hanno l'altissima capacità di aderire alla mucosa gastrointestinale, di inibire altri batteri e altri batteri indeboliti. Sono ottimi alleati contro l'infiammazione intestinale, contro problemi come la colite, l'enterite e problemi di diarrea, stipsi o per esempio a seguito di una cura con antibiotici. Quindi Bacillus coagulans insieme all'Enteroflor e al Super Green. Dal momento che lavora per creare un ambiente favorevole alla crescita e al mantenimento di altri ceppi batterici benevoli, ha senso usarlo come alleato per esempio dell'Enteroflor e quindi di altri ceppi batterici. Quindi al mattino Super Greens e una capsula di ciascun probiotico. Passiamo ora agli integratori dedicati al dimagrimento. Il primo che vi presento è Bernard Core, un integratore coadiuvante di diete ipocaloriche e quindi utile nei processi di dimagrimento. Agisce attraverso molteplici meccanismi che sfruttano il lavoro sinergico di fitoestratti vegetali. Ne assumo una capsula al giorno a digiuno prima di allenarmi e, come mi è stato suggerito dal dottor Gabriele Trapani, vado a potenziarne l'effetto aggiungendo tirosina e caffè verde, una compressa di ciascuna. Altro integratore specifico per il dimagrimento: Ailiporol. Ailiporol è un integratore a base di glucomannano, estratti vegetali e caffeina. 3 grammi di glucomannano è la dose giornaliera che bisogna consumare. Bisogna consumarne 3 grammi al giorno. Questa è la dose giornaliera, divisa però in 3 assunzioni da 1 grammo, prima dei pasti con abbondante acqua. Passiamo ora agli enzimi, ma prima una piccola premessa. Spesso mi viene chiesto quale probiotico o probiotici o enzimi è bene consumare per migliorare la digestione. Ma attenzione, perché probiotici ed enzimi digestivi non sono la stessa cosa. I probiotici sono batteri e sì, ovviamente avere un microbiota sano ha come conseguenza anche quello di migliorare la digestione, ma gli enzimi digestivi sono un'altra cosa. Oggi vi parlo dell'Enzimasic. Enzimasic è un mix di enzimi selezionati, aiutano moltissimo la nostra digestione e intervengono quando sopraggiungono problemini legati per esempio all'assunzione di lattosio. Combattono il reflusso gastrico e il colon irritabile, migliorano l'assorbimento dei nutrienti e al contrario contrastano l'assorbimento degli antinutrienti che ci arrivano per esempio da alimenti come frutta secca o legumi. L'assunzione regolare, oltre a migliorare la digestione, riduce il gonfiore postprandiale, il meteorismo e i processi di fermentazione. 1-2 capsule al giorno prima dei pasti. Oltre all'Enzimasic inserisco la bromelina. Come vi dicevo, questo integratore è un mix di enzimi. Contiene anche bromelina, ma soltanto 200 mg, mentre l'assunzione giornaliera raccomandata è quella di 2000 mg.
Quindi vado ad aggiungere bromelina. Oltre ad avere una potente azione digestiva, ha anche una potente azione drenante e per di più migliora l'assorbimento di proteine, quindi ha senso assumerla in un pasto che appunto contiene proteine. Ora tocca al krill oil, composto da omega 3, EPA, DHA e astaxantina. L'olio di krill si distingue dagli oli di pesce dal suo alto contenuto di antiossidanti e fosfolipidi e queste sostanze contribuiscono a rendere l'olio più stabile e ne migliorano la loro biodisponibilità. Credo che sia uno dei migliori alleati contro l'infiammazione cronica, infatti viene utilizzato anche per curare malattie come l'artrite e la poliartrite reumatoide ed inoltre si può utilizzare anche in gravidanza, quindi vi suggerisco di inserirlo. Questo 3 capsule al giorno all'interno di un pasto. Il miglior amico nella gestione dei carboidrati, Insulomin R, a base di acido lipoico, berberina, melone amaro, cromo picolinato, estratto di cannella e comunque tanti GDA che vanno ad aiutare la nostra gestione dei glucidi. Ci aiuta a mantenere i normali livelli di glucosio nel sangue e va preso contestualmente ad un pasto chiaramente che contiene carboidrati. Questo integratore, come vi dicevo, contiene cromo picolinato, per questo motivo vi suggerisco di assumerlo contestualmente all'assunzione di vitamina C, perché in questo modo migliorerete l'assorbimento intestinale. 200 mg di cromo picolinato al giorno migliorano il metabolismo glucidico epatico e per questo motivo è un alleato contro i picchi di fame che potrebbero verificarsi dopo aver consumato un pasto molto glucidico e non averlo gestito bene. Ora vi parlo del mio antiossidante preferito, il pino marittimo. Stimola la produzione di acido ialuronico e di collagene, quindi migliora la nostra pelle. Inoltre migliora il microcircolo e favorisce il drenaggio dei liquidi, proprio perché aiuta i nostri capillari a stare in salute. Una compressa al giorno assieme ad una compressa di cranberry, anche lui ci aiuta a drenare i liquidi e inoltre migliora la funzionalità delle vie urinarie. Altro aiuto per ridurre lo stato infiammatorio e per prevenire l'usura da allenamenti intensi, la curcuma, detox per eccellenza. Per aiutarci contro l'affaticamento arriva in soccorso quello che è l'antistress per eccellenza. L'ashwagandha, un fenomenale adattogeno e ricostituente naturale. Ha una potente azione ansiolitica, ipotensiva e anche antinfiammatoria e antidolorante. Di questo 2 capsule al giorno. Per migliorare invece la qualità del sonno, che è importantissimo, e prevenire episodi di insonnia, il Regexil. Base di valeriana, passiflora, camomilla, teanina, gabba e altri estratti vegetali. Una compressa al giorno prima di andare a dormire. Ultimo integratore, ma non per importanza, la vitamina D3, che vado ad integrare perché il mio valore era molto basso, almeno fino a un anno e mezzo fa, adesso la situazione è notevolmente migliorata. Per il video sulla mia integrazione attuale è tutto, ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video legato alla mia prep.